partecipate, inceneritore, STT e tutto il resto. Il primo passo ufficiale da sindaco quale sarà? Se già c'è? No, ancora non c'è, adesso verrò probabilmente domani, tornerò domani per vedere invece da vicino tutto quello che sono i documenti che serviranno, ma il primo passo è quello del bilancio, quindi stabilire, vedere com'è l'organizzazione delle partecipate, cosa possiamo fare anche noi e fare il famoso prestito ponte che servirà per la liquidità necessaria per alcuni di questi. Guido Barilla su un quotidiano nazionale questa mattina ha detto: il mio consiglio è di affiancarsi da una squadra di tecnici, perché una cosa sono le idee, una cosa è amministrare. La risposta? Che sono assolutamente d'accordo, quello che stiamo già facendo. Quindi anzi io prenderò, spero di riuscire a prendere contatto con tutte queste personalità di Parma, proprio perché ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti, anche per le diverse fondazioni, le diverse attività e azioni che dovremo fare per il futuro. Avete parlato di debito? Abbiamo parlato di debito, non nei numeri, perché non avevamo davanti i documenti, è stato più ha intenzione di pubblicare per capire quali sono, come, cosa sia stato fatto in questo periodo e cosa potremmo fare noi per proseguire il lavoro che è già stato fatto. Quindi abbiamo parlato delle azioni che sono da fare senza entrare nel dettaglio dei numeri. Ha intenzione di pubblicare tutti i documenti di cui verrà a conoscenza da domani? Da domani è difficile, perché da domani non ce li avrò, anche perché avrò trovato un metodo per la condivisione corretta con tutti. Noi abbiamo sempre detto che pubblicheremo tutto, quindi trovata la forma migliore per condividere, perché non basta condividere, bisogna anche avere la struttura per condividerlo, questo lo dico da informatico. Bisogna avere la struttura, però la struttura ha intenzione di condividere i dati così come sono oppure elaborati? No, allora alcuni andranno necessariamente resi più chiari, perché se il bilancio è già pubblico da diversi mesi, io non so quanti abbiano letto 500 pagine di bilancio, mentre un bilancio di sintesi per le partecipate, per il comune, che renda chiaro a tutti i cittadini quali sono gli indirizzi di spesa, quali sono i capitoli di spesa, è importante, che non è un cambiare dati, è importante per farlo capire. Anche i dettagli anche di spesa. Però il dettaglio è sotto il bilancio complessivo. Invece la semplificazione ovvio che serve per rendere comprensibile, ma non è dettaglio. Ci sarà tutto, ognuno sulla base delle proprie competenze potrà scegliere quale dettaglio visualizzare. Le singole spese? Le singole spese. Comunque a questo ci arriviamo. Lasciatemi tempo che abbiamo da lavorare tanto, quindi dobbiamo ancora partire. Il quadro che le ha delineato il commissario, c'era qualcosa che non si aspettava o comunque non in questi termini? No, perché sono tutti temi che abbiamo affrontato durante tutta la campagna elettorale, quindi STT, Parma Infrastruttura, cioè i temi sono quelli, ne abbiamo sempre parlato e dovranno essere affrontati più o meno come se ne è discusso durante la campagna elettorale, quindi prestiti ponte, soprattutto per la liquidità di diverse aziende, ragionare con le imprese di Parma, anche perché uno dei problemi di cui abbiamo parlato è quello del Teatro Regio quindi, e del Festival Verdi nell'anno prossimo, capire come potremo affrontare questa occasione con le risorse che ci sono, con le risorse che non ci sono soprattutto, e quindi con il contributo di tutti. Ha ricevuto un incoraggiamento dal commissario? No, io ho trovato, voglio dire, l'incoraggiamento me l'hanno fatto tutti, io ho trovato un clima sereno proprio perché vuol dire che hanno lavorato bene questi mesi. Adesso noi nei prossimi giorni avremo modo di incontrare tutti i dirigenti, tutte insomma, le persone che in questi mesi hanno cercato di risollevare e di far quadrare i conti del comune. Sicuramente ci saranno delle cose da rendere, troveremo immagino delle cose che saranno da rendere pubbliche proprio per far capire lo stato in cui si trova il comune e grazie, possiamo dire grazie a chi si è trovato in questa condizione, quindi sicuramente ci saranno degli atti di responsabilità da far rilevare. In questo abbiamo l'audit del debito, io spero proprio che ci daranno una grande mano. C'è delle azioni di responsabilità? Prima andranno cercate le evidenze e poi se ci saranno da fare in questi mesi sono già state fatte, quindi penso che ne troveremo sicuramente altre. Più preoccupato della situazione di Parma Infrastrutture o di STT? Da difficile dare una risposta concreta senza dati. Sono i due punti cardine su cui si snodano tutta la vicenda delle partecipate, perché in questi giorni, insomma, settimana abbiamo visto che qualcosa è stato fatto per la Stupa Subio, qualcosa è stato fatto per la sustazione, mentre STT e Parma Infrastrutture sono due nodi fondamentali da cui partire, e SPIP, per cui non citiamo SPIP, ma l'altro punto invece veramente da capire è SPIP, più degli altri due, io penso che SPIP sia il peggiore in questo senso.
Che idea si è fatta di azioni possibili per fare, per chiudere la... No, questo era, nel concreto non abbiamo i documenti ancora, non abbiamo i documenti, non abbiamo le persone che l'hanno analizzato insieme a noi. Questo era un incontro, chiamiamolo informale, proprio perché si è discusso di quello che è stato il lavoro in questi mesi e di quello che potrebbe essere una linea tracciata anche per i mesi futuri. Non c'erano dati, non abbiamo lavorato su carte, quindi è difficile dare un giudizio. Grazie. Mollo, addio. Grazie. No, no.